Benvenuti a Si Viaggiare. Questa settimana vi portiamo nelle Marche, ad Ascoli Piceno, candidata a Capitale della Cultura 2024. Storia, tradizione in questa bellissima città, famosa anche per la Quintana, un torneo cavalleresco di origini medievali. Roberto Taglialegna. La Fortezza Pia, nel Parco dell'Annunziata, domina dall'alto la città di Ascoli Piceno. Presto tornerà al suo antico splendore. Il nostro viaggio parte proprio da qua, tra storia, tradizioni e naturalmente con uno sguardo al futuro, per una ripartenza che ci riporti alla normalità. Ascoli Piceno sta lavorando assiduamente per costruire un dossier partecipato, coinvolgendo dal basso le varie associazioni e tutti coloro che lavorano nel turismo e nella cultura per valorizzare questo territorio, e abbiamo garantito a tutti i sindaci della provincia che se Ascoli diventa Capitale Italiana della Cultura 2024, una parte delle risorse che otterremo le daremo per valorizzare gli eventi e le iniziative culturali in tutto il territorio provinciale. Una città ricca di storia e di cultura, e per chi decidesse di visitare i suoi musei non avrebbe che l'imbarazzo della scelta. La rete dei musei civici di Ascoli è costituita da quattro musei: la Pinacoteca Civica, che è la più antica, istituita già nel 1779, la Galleria d'Arte Contemporanea dedicata ad Osvaldo Licini, un museo dell'arte ceramica perché Ascoli è città di antica tradizione ceramica, e poi nel Forte Malatesta, che è una struttura di Antonio da San Gallo il Giovane, il Museo dell'Alto Medioevo. Sono musei molto diversi tra loro. La Pinacoteca Civica si caratterizza anche per, oltre che per la qualità delle opere esposte di Guido Reni, Tiziano, Pellizza da Volpedo, Crivelli, anche per uno straordinario allestimento d'epoca. Gli altri sono musei molto più recenti, improntati a quelle che sono le caratteristiche della museografia moderna. Torniamo indietro nel tempo, 1400. Che cos'è la Quintana per Ascoli? La Quintana credo che sia la massima espressione cittadina e identitaria cittadina. Rappresenta un biglietto da visita per la città e ha una forte tradizione legata alla storia e alla cultura cittadina, tant'è che gli antichi statuti si rifanno al 1377 e ancora oggi la portiamo avanti come un gioiello da custodire e da tramandare ai nostri futuri ragazzi. Si parla di 1400 figuranti e di 30.000 persone durante il percorso. Ecco, quest'anno la vostra speranza è quella di riportare la Quintana in piazza? Noi stiamo lavorando per poter gestire tutte le evenienze e per farci trovare preparati per poter organizzare entrambe le Quintane e tutte le manifestazioni collaterali. Spero fortemente di riuscire a portare avanti questo nostro progetto, perché ci teniamo tanto sia come Quintana ma anche come amministrazione, perché come dicevo prima la Quintana rappresenta un qualcosa di importante per la città ed è molto vicina all'amministrazione anche per quello che riguarda il progetto per quanto riguarda la Capitale Italiana della Cultura 2024. Abbiamo un territorio bellissimo che passa dal mare fino ad arrivare alla montagna, con un'offerta estremamente variegata. Passiamo da un turismo di massa, quello delle spiagge, a un turismo culturale di Ascoli Piceno, fino ad arrivare a un turismo di scoperta dell'alta montagna, ricco di percorsi ciclabili, ricco di rifugi e ricco di strutture che possono permettere la ricezione di tantissimi turisti. Basta solo scoprirlo. In questo momento sto riempiendo le olive tenere ascolane con la carne per fare la ricetta tipica di Ascoli Piceno. Lasciare Ascoli Piceno senza i sapori e gli odori delle olive DOP è praticamente impossibile. Mentre la signora prepara con cura la sua ricetta, un po' di storia non fa mai male. I piceni si accorsero che l'oliva ad Ascoli era buona anche da mangiare, oltre che per fare l'olio. E quindi al mercato della Suburra a Roma arrivavano le olive picene in salamoia, nelle anfore di terracotta. I romani le chiamavano colimbades, dal verbo greco colimbao, essere immersi, e ebbero molto successo. Passiamo dalla storia però anche alla stretta attualità, cioè l'oliva ascolana diventa anche uno dei pezzi forti per l'economia della regione. In questi tempi sicuramente grazie alla vendita online.
però ci tenevo anche a ribadire che il forte dell'oliva ascolana del Piceno DOP è l'oliva verde, che deve essere necessariamente dagli agricoltori certificati della vallata di Ascoli Piceno. L'areale DOP infatti va dalla provincia di Fermo fino alla parte nord della provincia di Teramo.